E allarme furti a Camocia, soprattutto in via Fratelli Cervi, dove nelle ultime settimane quasi ogni notte, in particolare le abitazioni che si trovano a piano terra, sono state visitate dai ladri. In alcuni casi si è trattato solo di un tentativo, perché poi gli inquilini, i proprietari si sono accorti e sono riusciti a far fuggire i ladri. In altri casi i colpi sono andati a segno, l'area furtiva è stata trovata lungo i binari della vicina ferrovia. La gente ha chiaramente paura e si sta organizzando, visto che si tratta di una zona di recente urbanizzazione e buia, si sta organizzando anche con delle ronde spontanee, o tenendo le luci accese, o anche armandosi con quello che si può avere magari in casa, proprio per difendersi in modo spontaneo da questa serie di furti che chiaramente al momento le forze dell'ordine non riescono ad arginare. Hanno provato, ho visto le impronte sulla persiana due volte, hanno provato ad aprire le stanghette, ma non ce l'hanno fatta entrare. Lei era in casa in quel momento? Sì, la notte, sì, ma la vicina davanti sono entrati alle 4 più o meno con loro a letto. Scappano, sono agili, sono tre ragazzi, pensano albanesi, qui della zona. Quindi si sa anche chi sono? Sì, sono anche stati visti. Però i carabinieri purtroppo hanno detto che sono sei comuni, c'è una volante sola. E quindi non posso essere dappertutto. Il problema è che è un po' la zona buia, quindi... Sì, quindi lì tutte le notti... Quanti più o meno famiglie sono state... Ma i piani terra tutti sono stati provati, però dopo i primi furti ci siamo organizzati. Cioè, avete un po' paura, immagino? No, ora è rabbia. Se entrano da noi le prendono. Quindi il cittadino si... con la mazza sotto al cuscino. Mi chiamate, è l'unica soluzione. È tutto chiuso. Marilena, a dormire non si dorme, Non si dorme più tranquilli, il minimo rumore, uno salta, quando abbaiano i cani si accendono le luci, perlomeno io, poi gli altri non lo so. Questi tre palazzi tutti? Ci hanno provato. E non si sa, qualcuno ci ha detto degli albanesi, no? Non si sa. Ne hanno detto tante. Prima erano rumeni in moto, poi hanno detto albanesi con una 127 celeste. Cioè, ne hanno dette tante, però è chiaro che... Poi c'è chi dice sono zingari, che l'hanno visti anche alla COP. Quelli però... che chiedono, che purtroppo, diciamo... Non lo so, perché dice c'hanno cappellini in testa... E fate le ronde, ci hanno detto qui addirittura, una specie di, insomma, sorveglianza. Siamo arrivati a farcele da noi, con i pali in mano. Sì, perché chiaramente non si dorme, come fai? La maggior parte delle famiglie c'ha bambini in casa. Rischio uno grosso, perché la gente qui è di morto, se può di, incazzata. Nera. Ok? E chiaramente se li beccano... Cioè, se li prendano, ti posso dire che viene fuori una ciaccina. C'è chi dorme con le mazze da baseball sotto il cuscino, perché non ne può più. In Camucie zona hanno ammazzato il cane. Sì, gli hanno tagliato la testa. E gliel'hanno messo il corpo sul tavolo. Ero in casa quando c'è stato il furto nell'appartamento qua al primo piano. Ho sentito urlare la mia amica di sotto, sono scesa, ma ormai erano partiti con l'area furtiva. Quindi, insomma, siete un po' allerta, sì, dobbiamo stare attenti, tenere le finestre sempre chiuse nonostante il caldo torrido di quest'estate. Luci accese perché è buio. Per forza. E fate anche vigilanza, tra di voi. Ci sono dei ragazzi più giovani, chiaramente io no, perché non ho più l'età, che la notte ogni tanto fanno una specie di ronda, una cosa del genere. Si mettono d'accordo, entro quattro, e stanno un po' fuori. Trato di notte alle 5 del pomeriggio e hanno dalla cucina hanno forzato la finestra, con piede di porco probabilmente, sono andati dentro, hanno portato via il computer e diversi oggetti d'oro alla mia cognata. Quindi c'è una zona che vive un po' della paura, anche che ultimamente ce n'è stati altri. È una zona molto buia, molto poco illuminata, sicché è sempre pericoloso qui la sera.